Una buona giornata, cari telespettatori, e benvenuti. Un buon caffè che oggi ci porta dall'altra parte dell'oceano. E sì, arriviamo fino in America, arriviamo in questo momento a Houston. Lo facciamo con il professor Mauro Ferrari. Mauro, buongiorno e benvenuto. Ma buongiorno a te, tante grazie per l'invito, Don Moreno. Che piacere incontrarti, che piacere incontrare la gente che si collegherà a questo incontro. Allora, tu accademico, bioingegnere, ricercatore italiano, in questo momento negli Stati Uniti, in realtà io sono rimasto particolarmente colpito da una tua intervista rilasciata al mensile, credo Credere o Settimanale, adesso non mi ricordo la frequenza, oltre che da un tuo libro edito per Mondadori, infinitamente grande, infinitamente piccolo, però partirei un pochettino più da lontano. Ti consideri una fuga dei cervelli italiani? In questo caso, questa è un'espressione a cui sento fare riferimento da tanti anni. Io sono 42 anni che sto negli Stati Uniti, però vengo in Italia in continuazione. Sono più di 20 anni che vengo praticamente ogni mese, anche perché vengo a vedere di mia mamma che sta a Udine e a fare tante cose che mi piace fare anche con la scienza e con altri mondi italiani, no? Ma comunque la risposta è no, non c'è dubbio che io non mi sento un cervello in fuga, mi sento piuttosto un fegato all'arrembaggio. Perché se vai a vedere un po' la storia delle cose che abbiamo fatto nel tempo, ci è voluto un po' di fegato. E il cervello, per fortuna, che posso prendere a prestito quello dei miei collaboratori tante volte, perché senza i quali non si potrebbe fare niente. Vedo che ho già fatto due errori di grammatica, almeno due di cui mi sono accorto, quindi perdonatemi, dopo tanti anni negli Stati Uniti l'italiano è un po' maccheronico, e comunque questo c'è, che vi devo dire. A Houston, in Texas, anche l'inglese è un po' maccheronico, però. Più della metà degli abitanti di Houston non parlava inglese, no, come lingua d'origine, sono di madrelingua ispanica, non c'è dubbio, ispanici, centroamericani, sudamericani. Però c'è un po' tutto il mondo qui a Houston, una città che ha 7 milioni di abitanti, con una diversità culturale e etnica assolutamente spettacolare, nella quale io mi trovo veramente molto bene. Ah, infinitamente grande, infinitamente piccolo, un po' un percorso, edito per Mondadori, un percorso autobiografico che mescola insieme la vicenda dell'uomo, della persona, con quello che è la passione per lo studio, la passione per la scienza, per la scoperta e anche per la tecnologia che applica questa scienza per il bene dell'uomo. Come nasce in te questa passione? Sai, io ho avuto la fortuna, crescendo in Friuli, no? In un posto dove in realtà non è che c'erano tante possibilità di fare cose di impatto globale, diciamo così, per usare un po' una parafrasi. Allora, ho avuto la fortuna di fallire miseramente in diversi tentativi di carriera che ho fatto da ragazzo, nello sport, nella musica, in tante altre cose. Visto che non riuscivo a fare niente, a un certo punto mi sono rassegnato che forse si poteva andare a esplorare questa cosa misteriosa che si chiamava università, della quale avevo sentito parlare, ma per la quale ero soprattutto molto molto impaurito, se vogliamo. Ho cominciato, sono riuscito a continuare nella mia serie di fallimenti anche nel mondo universitario, ho cambiato diverse facoltà, e alla fine però c'è stato un momento in cui si sono aperte, se vogliamo, delle opportunità. Mi hanno offerto una possibilità per andare all'Università della California, a Berkeley, per un anno, una delle migliori università del mondo. Lì mi sono giocato tutto quello che avevo, ho cercato di rimettere un istante insieme i pezzetti delle cose che avevo rotto nei tentativi precedenti. Ho avuto fortuna, sono rimasto lì, ho fatto dottorato a ingegneria meccanica, in realtà la mia laurea era in matematica, quindi ho fatto un po' questo, un po' quello. E sono rimasto come professore a Berkeley, mi hanno offerto un posto, è stato un grande privilegio, una grande fortuna, ho passato diversi anni lì come professore, e mentre eravamo lì è successa una grave tragedia nella mia famiglia, e la mia giovane moglie si è ammalata di cancro ed è morta, e avevamo 3 figli piccoli, e in quel momento lì è stata la svolta. Le cose che prima facevo magari per passione, la passione della ricerca, il desiderio di fare carriera, tutte queste cose che sono belle, importanti e fanno parte della vita di tutti, ognuno nel proprio settore, non c'è niente di male. A un certo punto si è accesa una luce dentro di me, in qualche modo mi sono sentito chiamato, come si dice,
a mettere tutte le cose di cui sapevo, con le quali lavoravo, dove avevo la possibilità di collaborare con gente straordinaria nella matematica, nella fisica, nell'ingegneria, quelli erano i miei mondi, di metterli al servizio della medicina, perché l'esperienza personale, purtroppo la tragedia di famiglia, ci ha reso molto chiaro il fatto che è noto a tutti che purtroppo il cancro è una malattia che è ancora molto lontana da essere completamente guaribile per tutti. E i contributi necessari per riuscire a raggiungere questo obiettivo, che secondo me è raggiungibile, vengono da tanti mondi e non si può nascondersi e dire ma io non ho fatto quella cosa lì, non ho niente da contribuire. Non è vero che se non hai studiato medicina, per esempio, non puoi contribuire in modo significativo a fare in modo che la sanità del mondo sia abbia più successo, più equilibrata, più giusta. Ci sono tanti modi in cui si può contribuire a queste sfide. E io ho detto, mettiamoci un po' di matematica e di fisica e vediamo che succede. Questo succedeva 30 anni fa circa, e a questo punto ho visto succedere, e spero che il nostro contributo non sia stato negativo, ma ho visto succedere trasformazioni incredibili nel mondo, proprio spinte da questa interdisciplinarietà, se vogliamo. Ho visto nascere dozzine di farmaci nuovi, tecnologie nuove, che sono state poi utilizzate da letteralmente da milioni di persone, in realtà l'ultimissima di queste da più di 2 miliardi di persone. Quindi è stato un po' un privilegio. Ci vuole un cambiamento, un istante di prospettiva, almeno per me è successo così, nel passare dalle cose che fai per te, per la tua carriera, per la tua soddisfazione anche, al concetto che le cose si fanno per essere a servizio di chi ha bisogno di noi. C'è un momento in cui il Signore generosamente ci accende una lucetta, può arrivare prima, dopo, non importa, lo slogan della chiesa che frequento qui a Houston è I love you and there is nothing you can do about it. Cioè, ti voglio bene e non puoi farci assolutamente niente. Che la luce arrivi prima, dopo, che non arrivi proprio, non importa niente. Il significato della nostra vita, no, è offrire amore incondizionato. E questo naturalmente si riflette, come ha fatto il nostro Signore, e questo chiaramente si riflette, no, nel ricordarsi che le cose che facciamo non le facciamo per noi, le facciamo per essere al servizio di un disegno molto più importante. Una volta vi era un binomio che non andava tanto d'accordo, almeno non si riusciva a far andare d'accordo, no? Quello tra scienza e fede, quasi come se fossero alternativi. Forse anche la pandemia magari ha contribuito ad accentuare questo aspetto. A volte abbiamo quasi sostituito al Dio della fede il progresso medico e il progresso tecnologico. Come si tengono insieme le due cose e come è possibile, come tu hai trovato possibile un cammino di fede? Grazie per la domanda che sono contentissimo tu mi stia rivolgendo. Io direi tante cose da dire sull'argomento. Una delle cose è questa. Proprio parlavi della pandemia adesso, c'è gente adesso che dice io credo nella scienza. Dico, cosa vuol dire credo nella scienza? La scienza o è giusta o è sbagliata, non c'è niente da credere. Se è scienza, se è scientifica, si può dimostrare che una cosa è vera o falsa, se no non è tanto scientifica. Credere è un termine che si riserva, secondo me, a cose onestamente molto più importanti e sulle quali le certezze della scienza non si applicano, è un processo diverso, è un'altra cosa, è un altro mondo. Comunque sia, per me questa antinomia, come dico, nel rispetto di chi la pensa diversamente da me, nel rispetto totale, perché, come abbiamo detto prima, I love you and there is nothing you can do about it, anche se sei in disaccordo con me, mi pesti un callo, non importa, va tutto bene uguale. Ma per me, personalmente, la mia esperienza personale, no? Come si fa a scindere le due cose? Non riesco a vedere il modo in cui scienza e fede possano essere divise rispetto a chi le tiene separate in due cassetti diversi o chi non si interessa assolutamente alle cose dello spirito, o lo fa in maniera, se vogliamo, atea o in qualche altro modo, tramite un'altra religione. Ma per me sono due cose che necessariamente devono stare insieme. Un esempio, voglio dire,
Sai, presente quando siamo in cima alla montagna, c'è il cielo stellato, no? Oh, guarda che bello, mi sento così vicino al Signore perché ho queste cose di natura bellissime che mi ispirano. Per uno che fa quel mestiere lì, il mestiere che faccio io, è l'esperienza continua di tutti i giorni, di ogni volta che guardi dentro il microscopio o che pensi a un teorema che può aiutare a risolvere il cancro. È la stessa cosa, questa esplorazione della natura facilmente porta l'emozione alla vicinanza al Signore. Ma la cosa più importante, secondo me, è al di là di questo momento di trasporto, se vogliamo, emotivo, che è bello e che è importante, la cosa che secondo me è più fondamentale di tutte è ricordarci perché facciamo le cose. Io, come dico, rispetto a chi fa la scienza per amore per la scienza, e quella è una componente che ci deve stare comunque se fai lo scienziato. Ma il passo secondo me più importante è quello che dice: lo faccio perché il Signore mi ha regalato degli strumenti, mi ha regalato qualche talento, mi ha regalato quello che mi ha regalato, mi ha regalato, e mia responsabilità etica, qualsiasi sia il regalo, che sia grande, piccolo, medio, non importa, sono tutti grandi e importanti uguali, ma quelli che ho ricevuto io è il mio dovere etico, è il mio dovere spirituale, è il mio dovere morale metterlo sul tavolo e dire: ecco qua ragazzi, lavoriamoci tutti insieme e vediamo di rendere il mondo un posto dove c'è più amore, meno sofferenza. Voglio dire, c'è tanta gente che ha bisogno di quello che potremmo fare, che tanto vale tirarsi sulle maniche e mettersi a lavorare. Insomma, per me questo è il significato di quello che facciamo, che sia scienza o no, ma in particolare nella scienza io lo trovo imprescindibile, la missione è imprescindibile dall'atto di per sé, insomma, del suo significato. Allora, adesso una curiosità che passa tra il tuo ruolo di professore universitario, di papà e anche di uomo di fede. Ti metto nei panni di Don Milani con la sua lettera a una professoressa. A te la scelta, se oggi vorresti scrivere una lettera a una professoressa o un professore o una lettera a uno studente, scegli tu quali possono essere i destinatari e poi dici che cosa scriveresti in questa lettera alla professoressa o lettera allo studente. Ma grazie, anche bellissime domande, grazie Don Moreno. Allora, secondo me, la scienza cos'è naturalmente? Il mio mestiere, diciamo, c'è la parte che ha a che fare con la scoperta di conoscenza nuova, molto eccitante, molto entusiasmante per le ragioni che dicevamo prima, una sfida che di per sé può veramente illuminare una vita. E poi c'è la parte di condivisione della conoscenza, che è quello che fa la professoressa, che sia di università o che sia delle medie o che sia dell'elementare, la maestra, il condividere la conoscenza. E io trovo che questi due aspetti chiaramente sono molto, molto collegati tra di loro. A me piace molto anche la parte di insegnamento, di condivisione, anche perché insegnando si impara, l'unico modo vero per imparare è quello di insegnare. Quindi io ci terrei a far presente a chi svolge questa missione, se vogliamo, dell'insegnamento, della condivisione della conoscenza, che se c'è una cosa in questo mondo che purtroppo continua a soffrire di queste diseguaglianze, di ingiustizie, diseguaglianze incredibili che ci sono, per esempio nel mio settore, quello della medicina, no? Dove pochissime persone hanno accesso alle cose migliori disponibili. C'è una sperequazione, un'ingiustizia pazzesca intorno al mondo. Ma più in generale, tutte queste disuguaglianze, l'unico strumento che veramente le può appianare, le può risolvere, è la condivisione della conoscenza. Lo strumento migliore contro le disuguaglianze è la condivisione della conoscenza. Quindi credo che sia, se non è il mestiere massimo, la missione massima di importanza, poco ci manca, della pari con qualsiasi. Quindi io trovo che ci sia veramente un richiamo al nostro significato più profondo nella vita, nella condivisione della conoscenza. In particolare su questo, se mi posso permettere un piccolo carosello, ti ricordi il carosello della pubblicità? Sì, molto bene, però... C'è la pubblicità, faccio una pubblicità per una cosa che sto facendo. A me piace molto fare musica, essere presente sul palco, a raccontare storie, fa parte della condivisione anche quello, e mi piace lo strumento musicale, lo strumento teatrale, anche lo strumento cinematografico, per esempio. Mi sono trovato molto bene
recentemente con un cantante e cantautore che forse è noto a tanti, anzi certamente è noto a tanti, si chiama Piero Sidotti, che tra l'altro di mestiere fa l'insegnante di biologia alle scuole medie superiori. E con Piero, intorno a questo concetto di cui stavamo parlando adesso, abbiamo scritto uno spettacolo teatrale, comincerà a girare tra poco, con musiche tutte nuove, originali, scritte al 95%, se non di più, da lui, con piccoli contributi miei, e gli raccontiamo storie, e cantiamo, e cerchiamo di fare comunicazione. E come sappiamo, la parte tecnica della comunicazione è molto importante, però alla fine quello che rende la comunicazione efficace è il contatto personale, dove si toccano i cuori, per capirsi. E la musica aiuta molto a fare questo. E allora le storie mie, che poi sono storie anche raccontate nel libro di cui gentilmente parlavi, vengono messe in scena e in maniera naturalmente che va molto al di là delle piccole porte d'entrata che sono le mie esperienze personali, parlando di temi che sono generali, condivisi a tutto il mondo, se vogliamo, sperando anche di tirare fuori qualche sorriso ogni tanto in qualcuno. Quindi con Piero metteremo, a partire credo da marzo, sarà la prima di questo spettacolo, e racconteremo un po' di storie, proprio si potrebbe chiamare Lettere a una professoressa, sì. In questo caso la professoressa è una conversazione tra me e Piero, facciamo solo noi, siamo sul palco, e raccontiamo queste cose cantando e parlando. E allora ti aspettiamo per un altro caffè in cui ci potrai presentare da marzo in avanti quello che è il contributo teatrale che andrete a proporre. Mauro, con moltissimo piacere. Noi ti ringraziamo, ci salutiamo grazie proprio alla tecnologia, da un continente all'altro, noi al freddo di Torino, tu al caldo, in questo caso di Houston, che sembra non essere stata presa nella morsa del freddo americano della costa nord-est. Buona giornata Mauro e buona giornata anche a tutti voi, cari telespettatori. Tante cose, arrivederci, grazie tante, ciao ciao.